Un altro gioiello del patrimonio di organi a canne siciliani è tornato a far sentire la propria voce, questa volta nella Chiesa del Carmine di Floridia. Per la prima volta dopo oltre mezzo secolo è stato inaugurato l'antico organo ottocentesco con un concerto dell'organista Giulio Mirto. Io sono molto contento stasera di inaugurare questo strumento, anche perché è un ulteriore passo avanti per la nostra diocesi. Abbiamo avuto prima l'inaugurazione dell'organo della cattedrale, poi l'organo di San Filippo alla Giudecca e ora finalmente inauguriamo l'organo della parrocchia del Carmine qui a Floridia. Questa sera per la nostra comunità abbiamo la gioia di poter ascoltare l'organo restaurato Sebastiano Calcerano Platania, che ritorna a suonare dopo 50 anni. Abbiamo pensato di introdurre questa serata nel contesto dei festeggiamenti della Madonna del Carmine, proprio attraverso delle note musicali particolari, un pezzo, una messa di Girolamo Frescobaldi che ci introduce in questa serata di preghiera e di meditazione. Per noi sarà un importante protagonista questa sera il maestro Giulio Mirto, che proprio attraverso le note di Frescobaldi ci farà ascoltare nuovamente il suono dell'organo. Questo magnifico strumento, appena restaurato dai maestri Alessandro e Antonio Bovelacci, è stato costruito nella seconda metà dell'Ottocento da Sebastiano Calcerano Platania di Acireale, ultimo esponente dell'omonima famiglia di maestri organari. Quest'organo è stato costruito nel 1870 circa da un grande organaro di Acireale, Giovanni Sebastiano Calcerano Platania. Hanno delle canne molto ben costruite e intonate, per cui il loro timbro è assolutamente pieno ma anche luminoso e molto chiaro. Sono stata molto contenta di essere stata coinvolta dalla ditta Bovelacci per questo restauro. È un restauro in cui ho creduto sin dall'inizio, tanto da allontanarmi momentaneamente dalla mia famiglia che sta a Milano. So l'importanza del mio compito, che è quello di ridare armonia estetica all'organo. Il restauro è stato complesso perché era in un completo stato di abbandono lo strumento. Abbiamo recuperato le cromie originali e ridato l'argentatura e la meccatura e abbiamo ridato soprattutto armonia. Il suono degli organi Platania è corposo e luminoso al tempo stesso. I registri che imitano i flauti sono particolarmente realistici. Vi sono anche effetti speciali come i campanelli e un rarissimo registro di fisarmonica, le cui canne in ottone sono poste sopra la tastiera e conferiscono allo strumento un aspetto veramente spettacolare. Finalmente è ritornato il nostro organo qui nella Chiesa del Carmine dopo 50 anni. Fa la felicità del padre, ma fa la felicità di tutti i nostri concittadini, di tutti i nostri fedeli che venendo qui in chiesa sono confortati dal suono che non può non esserci, che accompagna le preghiere, una mancanza che si sentiva. Oggi siamo tutti felici. La rinascita di quest'organo rende più ampio il patrimonio di organi antichi utilizzabili per pregevoli attività culturali nella provincia di Siracusa. Un ringraziamento al parroco Padre Savaglia e ad Antonio Alessandro Bovelacci, che hanno fatto sì che la legge che porta il mio nome, che ha dato la possibilità di finanziare un numero importante di organi in tutta la provincia di Siracusa, possa trovare finalmente applicazione. Al parroco, ai parrocchiani, alla comunità tutta di Floridia non può non andare il mio augurio, con l'auspicio che il suono di questo organo possa sempre più allietare la presenza nella nostra importante chiesa di Floridia.